Bartoni, cucine e living. Distinguersi con stile scegliendo la qualità del Made in Italy al miglior prezzo. Cucine Aria Giorno, Statale 101 Lecce Gallipoli, zona industriale L'Equile. Telefono 0832 26 30 35. Bartoni, cucine e living. Il Made in Italy al prezzo migliore. Rapina in tabaccheria a Lecce. Truffa ai danni del titolare di una nota pizzeria leccese. Canile e Lovely, dopo i NAS, parla l'assessore Pagliaro. Sarà elettronica la nuova carta d'identità dei leccesi. Brivio, la salvezza a portata del Lecce. Buongiorno e ben ritrovati con Lecce News 24. Apriamo con la cronaca. Una rapina è stata consumata ieri sera ai danni della tabaccheria Torelli in via Dante Alighieri a Lecce. I dettagli nel servizio di Sofia Marsano. Volto travisato da passamontagna, pistola in mano, così si è consumata l'ennesima rapina in tabaccheria. È successo nella serata di ieri a San Cesario di Lecce, in via Dante Alighieri, e la vittima, un 46enne del luogo, gestore di una rivendita tabacchi detta Torelli. Attimi di paura per lui, che sotto minaccia ha dovuto consegnare tutta la somma che era custodita nella cassa, ben 1.400 euro. Il malvivente, arraffati i soldi, si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Attiva utenze telefoniche usando la partita IVA altrui. Nel corso della mattinata di oggi è stata denunciata in stato di libertà una 32enne di Monteroni per il reato di truffa ai danni della titolare della pizzeria Lussi di Lecce. Sentiamo. Pensava di farla franca e telefonare con le tasche dei suoi datori di lavoro, ma viene smascherata e denunciata. Finisce così nei guai una 32enne di Monteroni di Lecce, dipendente della nota pizzeria Lussi che si trova da anni in via Trinchera presso piazza Partigiani a Lecce. La donna aveva ben pensato di utilizzare la partita IVA della ditta dove lavorava per attivare utenze telefoniche e business. Le bollette così venivano pagate comodamente dal titolare. Una furberia che tecnicamente si chiama truffa, di cui dovrà rispondere l'impiegata della pizzeria, che è stata denunciata dai carabinieri della sezione di Lecce. La truffa nel dettaglio è stata effettuata a danno della moglie del titolare, amministratore unico della ditta. L'impiegata aveva quindi attivato, in saputa dei titolari del locale, tre utenze telefoniche Vodafone per telefonare gratis in tutta libertà. Voltiamo pagina. Dopo i sigilli dei NAS al canile leccese Lovely, oggi parla l'assessore comunale all'igiene urbana e al randagismo Alfredo Pagliaro, il servizio di Sofia Marsano. Una situazione che sarebbe precipitata a quanto pare da circa un mese, da quando il 16 febbraio scorso il comodato d'uso nei confronti dell'amministrazione comunale non è stato rinnovato. All'indomani del sequestro del canile Lovely, l'assessore al randagismo Alfredo Pagliaro ha convocato una conferenza stampa per chiarire alcuni dubbi. Farmaci umani e cibi scaduti sarebbero stati introdotti all'interno del canile dai volontari successivamente alla chiusura dei cancelli messa in atto dall'associazione per non far entrare gli addetti ai lavori i dipendenti dello Lupi Servizi. Tenete conto che tutti i farmaci sono sempre stati tenuti sotto stretto controllo del veterinario, così come tutte le schede sanitarie degli animali. Mai, dico mai, l'amministrazione comunale con la Lupi Servizi ha introdotto alimenti umani e farmaci di tipo umano per curare e per dare alimenti a questi animali. Giunge in conferenza anche la smentita e le accuse mosse giorni fa dalla consigliera del PD, Angela Spagnolo. Siamo investito in questa struttura una cifra di circa 120.000 euro in 3 anni e mezzo, in 4 anni. Quindi già smentiamo quelle voci della consigliera Angela Maria Spagnolo, che in una conferenza stampa fatta da lei, dove diceva che l'amministrazione comunale ha speso 800.000 euro rendendo il canile Lovely indecoroso, nonostante gli 800.000 euro. In attesa della realizzazione del nuovo parco che accoglierà gli oltre 200 cani del comune e che sorgerà sempre sulla strada che conduce a Torre Chianca e che costerà complessivamente 800.000 euro, questa mattina l'amministrazione ha avanzato una chiara richiesta in NAS. Il sanitario è avvenuto e ce ne dispiace da una parte, però dall'altra parte ci permette finalmente, e noi questo abbiamo chiesto ai NAS questa mattina, guardate che la custodia secondo noi è impropria nei riguardi di questa associazione, perché non ha le caratteristiche per poter fare una gestione. Ridateci, tra virgolette, l'opportunità di entrare lì dentro ad avere noi la custodia degli animali nuovamente attraverso la nostra consociata che è la Lupi Servizi, è quello che abbiamo chiesto ai NAS. E l'abbiamo chiesto in perfetta buona fede senza creare, tra virgolette, responsabilità e problemi ad alcuno. Arriva la carta d'identità elettronica per i cittadini leccesi, obiettivo snellire le procedure amministrative. Ce ne parla Sofia Marsano. Questa non è solo, come dicevo anche prima, una carta
d'identità, un documento di identità, ma anche una carta di servizi. Documento di identità perché contiene tutti i dati relativi alla persona, l'altezza, codice fiscale, residenza, cittadinanza, codice numerico del comune, data di rilascio, quindi di scadenza, foto, impronte digitali, però questa discrezione dal cittadino, se il cittadino vuole partecipare a questo tipo di soluzione, se non vuole non vengono riportate validità o meno a fini dell'espatrio. Ma dicevo anche una carta di servizi, per cui con questa carta di identità elettronica si può accedere a tutti i servizi del Comune di Lecce. A presentare la nuova carta d'identità l'assessore ai servizi demografici Fiorino Greco, che oltre a questa innovativa iniziativa vanta anche l'ottima fruibilità dei servizi demografici del Comune di Lecce. Questo tipo di servizi sono il biglietto da visita di un'amministrazione, ha affermato Greco. Per questo abbiamo spostato tutti gli uffici in via Lombardia, rendendoli accessibili e senza barriere architettoniche, e abbiamo fatto una scommessa: ogni servizio non sarebbe dovuto durare più di 15 minuti. Questa scommessa è stata stravinta. Al via il 7° Memorial Jeannick Preite, stata presentata a Palazzo Adorno la gara podistica valida per campionato individuale e di società di corsa campestre. Miriam Gabellone. Il gruppo podistico A13 Alba Taurisano, associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, organizza la 7ª edizione del Cross del Salento Memorial Jeannick Preite, campionato individuale di società di corsa campestre master, il 27 marzo all'interno dell'area multiservizi del ristorante Morfeo a Torre San Giovanni. Un evento sportivo divenuto col tempo molto atteso e partecipato, tanto da essere definito dai podisti e dalle loro famiglie un appuntamento al quale non si può rinunciare. In questi anni i top runners, atleti di ottimo livello tecnico presenti ai vertici delle classifiche nazionali ed internazionali, hanno contribuito notevolmente ad affermare questa avviata e ben collaudata iniziativa sportiva. È una gara di grossissimo spessore tecnico che ha richiesto un impegno notevolissimo agli organizzatori e alla Federazione di Atletica Leggera nella nostra provincia. Quindi è una prova importante e speriamo veramente che il tempo non faccia scherzi, perché questo significherà sicuramente poi dare un'immagine ulteriormente bella del nostro territorio, visto e considerato anche lo scenario naturale dove è stata prevista questa gara. Salento e Umbria si incontrano all'insegna dell'amicizia per uno scambio culturale ed enogastronomico. Il servizio di Jessica Risi. Salento in Umbria, un evento non solo di scambio culturale e turistico tra due regioni, ma anche una collaborazione istituzionale tra la città di Perugia, centro e cuore pulsante dove si svolgerà l'iniziativa, e la città di Lecce, con l'intero Salento come protagonista attiva e dinamica. Il lavoro di incontro e di gemellaggio è partito da circa 2 anni, dando spessore ad un momento di dialogo e confronto tra due realtà territoriali ricche di interessi culturali e iniziative turistiche. L'Umbria, che insieme a Perugia hanno instaurato un rapporto di amicizia con la nostra città di Lecce, capoluogo dell'arte barocca, non hanno fatto altro che valorizzare e apprezzare ulteriormente le bellezze dei paesaggi, dei luoghi e della natura salentina. Questa diventa dunque un'opportunità importante di promozione e pro-commercializzazione dei prodotti gastronomici pugliesi, che avranno la possibilità di essere presentati e conosciuti dagli abitanti umbri. L'obiettivo infatti è proprio quello di far conoscere la nostra realtà attraverso la presentazione di eventi e iniziative di immagini, di musiche, di pizziche, di arte pittorica e rassegne cinematografiche tipicamente salentine. Un evento importante per promuovere il nostro territorio del Salento in tutti gli aspetti, dalla cultura, dall'enogastronomia, dalla musica, dalle nostre tradizioni. È un progetto partito 2 anni fa con l'associazione Subasio Salento, un'associazione di salentini presente in Umbria, e grazie all'intervento della provincia di Perugia, della regione Umbra, della Confindustria, della Camera di Commercio di Perugia, abbiamo avuto l'opportunità 2 anni fa di ospitare moltissimi sia nostri concittadini emigrati in Umbria, ma sistema imprese dell'Umbria che sono venuti qui da noi a Lecce per far conoscere la loro realtà economica. Ecco, stiamo facendo altrettanto noi, abbiamo coinvolto tutto il sistema economico di questo nostro Salento e non soltanto, chiaramente coinvolgendo le associazioni di categoria, dalla Camera di Commercio, Confindustria, Confartigianato, Confabi, CNA, per fare in modo che ci si presenti come sistema Salento in Umbria. Pochi istanti di pubblicità.
design moderno, innovativo, accattivante. Ambienti ideali per ogni stile di vita. Questo è Berluni. Con 700 metri quadrati di assortimento espositivo, centro mobili e il negozio esclusivo Berluni. Dalla progettazione chiavi in mano al pagamento personalizzato. Dalle cucine alle camerette, vi offriamo competenza e professionalità. Centro mobili Berluni, a Nardò, in via Aldo Moro 82. Il piacere di sentirsi a casa. E infine lo sport, con la pausa di campionato per gli impegni della nazionale, si sono intensificati gli allenamenti dei giallorossi che ieri e oggi sono stati impegnati in una doppia seduta. Luigi Taurino. Proseguono a ritmo serrato gli allenamenti dei giallorossi in vista dello scontro interno contro l'Udinese. Nella doppia seduta di ieri, assenti nazionali e il difensore Giuliatto, si è rivisto Fabiano, che smaltito l'attacco influenzale è tornato a lavorare con il gruppo. Hanno svolto differenziato invece Chevanton, Ofere, Coppola e Bertolacci. L'attaccante Di Michele si è regolarmente allenato con i compagni e molto probabilmente contro i bianconeri sarà della partita. Approfitteremo della sosta per prepararci al meglio, ha affermato l'esterno di difesa Davide Brivio. Abbiamo fornito con tutte le squadre buone prestazioni, ma se avessimo conquistato qualche punto in più, adesso saremmo maggiormente tranquilli. Sappiamo di dover lottare fino alla fine, ha concluso. Rimbocchiamoci le maniche e mettiamocela tutta. La salvezza è un obiettivo alla nostra portata. Anche oggi gli uomini di Mister De Cagno saranno impegnati in un doppio allenamento allo stadio Via del Mare. Ed era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, arrivederci a domani.